Allarme rientrato alla scuola di Casa del Duca. Questa mattina il serpente avvistato nella giornata di mercoledì dentro la scuola è stato trovato morto nel cortile. Quella che aveva creato tanto scompiglio è risultata poi essere una biscia che non si sa per quali cause presentava una lesione a metà del corpo, probabilmente quella che l'ha portata alla morte. Chiamato dal personale della scuola è arrivato sul posto intorno alle 9 di questa mattina il sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari. Proprio Ferrari aveva disposto la chiusura della scuola per la giornata di oggi, sperando che da qui a lunedì la ricerca del rettile portasse a dei risultati. E così è stato. Il serpente era morto da poco e non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che sia proprio quello che è stato visto mercoledì pomeriggio, ci ha detto il sindaco. Beh, diciamo che l'allarme serpente è ultimato. Abbiamo avuto la fortuna di recuperare l'esemplare, che non è una vipera, ma è un biaccone. È un biaccone, un verdone, come di solito noi dalle nostre parti sono pisano, si dice un verdone, ecco, di solito sono questi. E ora qui il personale presente vi dirà, vi illustrerà un attimino lo stato d'animo dei ragazzi e del personale insegnante di ieri. Ieri è stata una giornata un po' particolare, abbiamo portato tutti al campo sportivo, qui il campo da rugby. È un po' particolare per i bimbi, un po' di tensione per i genitori, anche per noi ci ha levato un po' di tranquillità. Abbiamo smosso tutta la scuola insieme ai vigili del fuoco. Ce l'abbiamo fatta, siamo contenti così. Abbiamo riacquistato la nostra tranquillità e si riparte lunedì tutti insieme. Ripartiamo tranquilli, senza il dubbio che magari ci sia niente nella scuola. Quindi un allarme rientrato.